L'Agropoli batte 2-0 il Ragusa, un risultato prezioso per i delfini che tornano al successo dopo 3 giornate e risucchiano proprio i siciliani nella lotta per non retrocedere. Il Ragusa giunge al guariglia con diverse defezioni e si vede. L'Agropoli dopo appena 7 minuti riesce infatti già a trovare il vantaggio grazie a Mallardo, bravo a sfruttare un assist al bacio di Sosero dalla sinistra, 1-0. Dopo la rete, complice anche un terreno di gioco in pessime condizioni a causa della pioggia, la gara vive una fase di stallo. Bisognerà attendere il 22esimo per vedere una nuova occasione da gol, ancora per l'Agropoli, ancora sull'asse Sosero-Mallardo, ma questa volta quest'ultimo non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. 6 minuti dopo ci prova Landolfi a sbloccare il risultato, pallone deviato in corner dal quale Ruggeri non riesce a trovare il tapin vincente. L'ultima occasione del primo tempo giunge allo scadere con Landolfi che tenta una conclusione dal limite che va oltre la traversa. Si va dunque negli spogliatoi sul punteggio di 1-0, Agropoli, Sprecona e Ragusa, non pervenuto. Nel secondo tempo le cose non cambiano e bastano 2 minuti ai padroni di casa per raddoppiare. Questa volta è Montano a far gonfiare la rete approfittando di una confusa mischia in aria. Dopo il 2-0, il Ragusa prova a farsi vivo dalle parti di Capozzi, ma il bolide di Bonarrigo è poco preciso. Mister Anastasi prova qualche cambio, che però non sortisce gli effetti sperati, ed anzi è l'Agropoli ad andare vicino al terzo gol, sempre grazie a Mallardo e Sosero, con il primo però che non riesce a trovare il gol. La risposta del Ragusa è tutta in un tiro di Panetteri al 36esimo, ma Capozzi, inoperoso fino a questo momento, risponde presente. Col trascorrere dei minuti il ritmo cala, l'Agropoli prova ad addormentare la gara, i siciliani non sembrano voler guastare i piani dei cilentani e così, dopo l'ennesima occasione costruita dal duo Sosero-Mallardo fallita, il direttore di gara fischia la fine dell'ostilità. Vittoria importantissima, l'avevamo detto ieri, i 3 punti non erano importanti ma erano vitali, purtroppo forse l'unica pecca, non ci aiutano gli altri risultati. Non so se li conoscete. No, non li conosco, però l'importante è che noi abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo vinto questa partita che era importante, l'abbiamo vinta anche giocando bene e meritandola, quindi questo è la cosa più importante, poi gli altri risultati li vedremo in seguito, come saranno, e anche se non sono quelli che ci aspettavamo non è un problema, perché se la squadra gioca in questa maniera sono convinto che alla fine ne usciremo fuori. Durante, subito dopo le prime partite, con la vostra gestione qui ad Agropoli, continuate a parlare di un atteggiamento che doveva cambiare, un atteggiamento alla partita, un atteggiamento su come affrontare un atteggiamento offensivo, propositivo, direi che adesso Si può trovare pienamente, proprio, si vede proprio chiaramente. Vi ringrazio, questo comunque va dato merito ai ragazzi, alla squadra che si impegna continuamente, va dato merito a una società che ci sta vicino, Presidente Magna, tutta gente che ci sta vicino, quindi significa che c'è un ambiente dove si può lavorare e dove alla fine, quando ci sono questi requisiti, un buon lavoro sostengo che alla fine paga sempre. E finalmente questa è una squadra che sono 4 domeniche si sta esprimendo veramente ad alti livelli, quindi era quello che volevo e adesso dobbiamo cercare di essere comunque, di non abbassare la guardia e di continuare su questa strada, cioè quando ci sta un'unione di intenti fra pubblico, società e giocatori significa che le cose non possono che andare sempre meglio, a prescindere dai risultati degli altri campi.